Lei ha anche scritto al presidente De Luca. Ha avuto qualche risposta? Io, non sapendo cosa fare, ho scritto una lettera al presidente De Luca, dove gliel'ho inviata tramite i social, gliel'ho inviata tramite il sito della Regione Campania, se era possibile un incontro, oppure almeno poter leggere un'opinione. Per un vero addetto ai lavori, la mia opinione è che è solo una presa in giro, fase 1, fase 2, fase 3. Non si può essere liberi di pensiero, sia da titolari e sia come popolo, esercitare il commercio, esercitare la libertà di pensieri in questo momento storico. Il problema principale non è il dio denaro, il problema principale è il virus. Siamo in guerra. Pretendo che lo Stato italiano e il mondo ci dia delle direttive come si danno ai bambini, perché siamo impotenti a un qualche cosa che noi non vediamo, non conosciamo. Tutti i giorni non c'è altro che uno sciacallaggine di politici, dove loro non fanno altro che gridare in che modo risparmiare soldi. Ci manipolano mentalmente, spostando l'asticella guerra virus al commercio, a darci il contentino per poter aprire. Ma che cosa dobbiamo aprire? Se il virus è in atto, non possiamo aprire niente. O ci rassicurate, e quindi significa che la situazione è sotto controllo e ognuno di noi è libero, libero, non è impotente, ma libero di agire secondo delle normative, dove lo Stato deve aiutare ogni singolo commercio o qualsiasi altra attività. Chi ha soldi può investire, può modificare e riesce ad andare avanti. Chi non ha soldi e non può investire, non si sente di investire perché non si ha la libertà di pensiero. È costretto a chiudere.